Inizia così il mio vlog per Cipro. Voglio solo farvi notare che ho fatto stare una settimana di permanenza in un bagaglio a mano, cioè un bagaglio a mano, tutto compresso. Sono ancora a casa, sto per partire. Prima andrò a Milano dalla mia amica Elizabeth, dove mi incontrerò con Nana, anche che partirà con me. Mi sa che lei ha... Ma hai notato come sta bene quella giacca? Il tuo moroso? Che sexy. Com'è che gli hai detto? Dai, Ciao capisci? Barbie. Ciao Barbie. Allora, siamo arrivati. Io sono arrivata da poco. Loro mi Qua, stavano di qua, qua. io non imparerò mai. Loro mi stavano aspettando in stazione. E io ho fatto un viaggio Eccoci. allucinante perché avevo lo scompartimento pieno di bambini. C'erano quattro bambini. Al che io non voglio fare polemica in questo video. Però voglio dire una cosa. A Un tutti i appello. genitori del mondo. Genitori del mondo, educate i vostri figli. Perché non è possibile che devo farmi un viaggio di quasi 4 ore, di 3 ore e mezza, con i bambini che fanno. No! No. Volevo farvi vedere la pizza a cuore. Cibo. Cibo, 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 cibo. E siamo arrivate a casa. Abbiamo deciso di farci selfie a non finire. Tre sciottini di salmiacchi. Yeah. Per Sono festeggiare qua. bene. Per festeggiare, sì, per arrivare belle lucide. Arrivare lucide a Cipro. All'aeroporto perché sarà i controlli con la polizia. Bene, facciamo questo cin. Cin in diretta. E là. Sì, Rock auguri and roll. ragazze. Cin. Qua adesso i deliri perché siamo al secondo bicchiere di salmiacchi. No, No, non è non è questo, quello. è che sei bionda, ti sei messa in testa che ti tirano giù l'aereo con le bombe. Che stai andando in Siria o forse in Israele quando stai andando a Cipro Forse. per il Allora, qui presente Mediterraneo. Valentina Nanà, qualche mese Ebbene fa, sì, è tutta colpa mia. quando io gli ho detto, oh, figata, allora andiamo insieme a Cipro, bla bla bla, Non andiamo in dirle aereo. queste cose. E lei mi fa, ma secondo me, come era andare in macchina, ci Spendiamo meno, eh. ci dividiamo le spese. Piccolo Andiamo dettaglio, in Cipro è macchina, un'isola, ma piccolo così è. dettaglio, a Cipro. Cioè, è qui, questo. E questa è la Turchia, ragazzi. Quindi, Va effettivamente, bene. in Noi macchina dovevamo non andare era in comodo. macchina, questo Ragazze, pezzo come lo vi facevamo rendete conto nuoto? che c'è della bionditudine in tutto questo? Macchina rosa. Io ho una macchina rosa e mi avvalgo della facoltà di non capire un E di avere cazzo. un'amica bionda Tra pure. l'altro, Comunque, e di avere evidentemente un altro con gli contagiosa. extension fucsia. No, le ho tolte, come puoi Vabbè. vedere. Comunque. Comunque ha detto la Liv che se Ci tirano giù, sì, bombarderanno in se tirano pratica. giù l'aereo con le bombe, lei mi lascia in eredità le sue protesi. Così sarà sempre vicino al mio cuore. Comunque, volevo farvi notare che sono le 22:48 e noi fra quanto Tra un bel dobbiamo. po', con Cambia calma. anche È vero, abbiamo un'ora in più. l'ora. Ecco, riprenderò solo i piedi perché siamo dei mostri. E niente, abbiamo deciso. Riprendo solo e vado dietro. Il culo. Alla fine abbiamo deciso di avventurarci per le vie di Milano per andare a prendere la navetta. Sono le 3:30 di mattino, però la nostra amica Erzbelt abita attaccata alla stazione, quindi abbiamo deciso di farcela a piedi. Però per ora è tutto tranquillo, non c'è nessuno, solo noi, le uniche disperate della notte. Ok. Dove siamo? All'aeroporto. Eccoci, in tutta la nostra schifezza No, della dai. mattina. Io pensavo già per quale finisse la Allora, siamo sull'aereo. Avevamo detto che era tutto bellissimo, era tutto bellissimo e che ci saremmo rivisti a Cipro. Questo è tutto un calvario, questa preparazione per la partenza. Perché non prendete esigenze, non prendetela mai. No, non è andata a Malpensa. Ah, è vero, è vero. Abbiamo trovato solo gente scorbutica, maleducata, delle tipe veramente arroganti. Che addirittura noi ci stavamo, avevamo al gate, stavamo levando le cose, queste spingevano il carrello per mettere la loro roba, ma oh, ma l'educazione.
qua sull'aereo. Ci arriviamo. Ladies and gentlemen, subito welcome on board our easy perché essendo due nane non riusciamo a mettere larger bags in the lockers. Please place small items such as handbags, laptops, and three items underneath the seat in front of you, unless you're sitting in an exit row or front row seat. If you're traveling with trolley bags, we'd be grateful if you would place these in the lockers of wheels first to help us maximize locker space and accommodate as many bags as possible. Take care when using the lockers in case anything is missing. Please then take your seat and fasten your seatbelt ready for departure. This is a no smoking service. Thank you for observing. E siamo a Cipro e questo è un pezzo di arte da strada. Lei è Vale Lunatica. Lei è solita, conoscete. E niente, stiamo facendo un giro per... Siamo appena arrivate. È bellissimo e fa caldissimo. E dobbiamo ancora vedere... Ah, c'è anche la lavanderia, vabbè che tanto non ci serve però. Però fa caldo, caldo, caldo. Questo è il centro mare di Lanarca. Hello. Hello. This is some Paul Street. Sì, volevamo fare un po' di Paul Street. Dai, lo facciamo sull'orologio. Documentiamo tutto. Aspetta, foto è un po' grosso però. E come vedete è tipo è un misto fra Nizza e Los Angeles, è una figata. Adesso andiamo a fare un po' di Paul Street in attesa di andare a Limassol. Mare. Non sappiamo dove stiamo andando, ma stiamo cercando il centro, ma ci hanno detto che il centro è dall'altra parte, cioè dobbiamo prendere un pullman. Non sappiamo dove andiamo, ma ci andiamo con convinzione. Abbiamo capito perché il destino ci ha fatto fermare molto prima del centro, perché abbiamo trovato questo, il cartellone del Gala. L'evento dell'anno, cioè hai capito? È l'evento dell'anno, quindi noi facciamo parte dell'evento dell'anno. Comunque noi siamo ancora in cerca del centro. Però prima... Ci hanno preso per il culo. Beh, almeno abbiamo visto il cartellone. Però prima abbiamo visto un tassista fermo. A me era balenata l'idea di dire, vabbè, magari possiamo provare a chiedere al tassista. Però poi mi è passata subito dalla testa, perché ho visto la faccia del tassista e era identico a Stuntman Mike di Death Proof. E quindi ho detto no, ancora ci fa salire sulla macchina della morte, c'è un palazzo, quindi meglio non ancora. E sono arrivate le nostre compagne. Abbiamo qua Federica. Lei la conoscete già. Abbiamo Taya. E ci siamo noi. E adesso finalmente dopo una giornata di camminare, 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 camminare alla ricerca del centro. Mamma mia. Posiamo i nostri culetti sodi sulle sedie e adesso mangiamo. Siamo nell'appartamento e qua c'è il disagio. Allora, ci sono tanti piccoli insetti. Tanti piccoli insetti. Allora, piccolo. Piccolissimo. Ma sono mini blocchi. No, che schifo, sono figli. Appunto, cioè, pensa dov'è la madre. Quella grandissima. Era quella la successino. Puntini, puntini, no, quella che abbiamo. Vabbè, c'è questo problema. Sì, delle blatte. Delle blatte che ci fanno schifo. E scappano. Sì. Sono delle piccole bastarde. Tra l'altro passano anche da sotto la porta. No! Dove camminate scarse? Qua c'è il salotto. Qua c'è Taya, di ciao. Ciao! C'è Taya che traffica. Qui qua ci sono le stanze. Questa è la nostra cameretta, la cameretta delle bimbe di mia e Valentina. Qua c'è Vane in bagno, questa sarà la camera di Vane. Questa è l'altra stanza. E niente, qua c'è uno specchio fico a grandezza naturale e io fra un po' vado a farmi la doccia perché puzzo un po'. Vabbè, quindi c'è ancora il problema dei mini piccoli insetti. Ah, guarda lì.
Così che ci sono tanti piccoli insetti. Piccoli insetti. Guarda, qui sono dei baby. No, bisogna eliminarli alla subito. Come si fa? Problema della serata. Evviva Cipro! Eh? Cioè, tipo anche fare il po' di torta. Ci sono le blatte dentro. No. Allora non sappiamo se si possa riprendere. No, adesso cadendo sotto. No. Siamo arrivati alla location. Che ci stiamo cagando sotto. La location è bellissima. Ma stanno provando gli amatoriali. Abbiamo visto un amatoriale che faceva un fungi. Un fungi, per chi non lo sa, è una cosa lo che io penso di non sapere. Guarda questa. Penso di non imparare mai. Non so se si possa riprendere, infatti vorrei girare la telecamera per farvi vedere lo stage, ma ho paura che arrivi la capa. Guarda come gira il palo. Oh, questa è una bella cosa. Comunque, vi volevo far vedere la mia maglietta con scritto nerd. Magari lo faccio di... Mi stanno già guardando male. Comunque, volevo girare la telecamera. Questo è lo stage. Allora, siamo alle prove dell'amatoriale. È un livello pazzesco. Noi ci stiamo scaldando e siamo un po' preoccupate perché sono veramente mostruose. Guardate. Vabbè, la location è bellissima, inutile dire io che... Io non ho già più forza, figurati. La location è di sogno. E... comunque, volevamo dire una cosa. Io me ne sto andando a casa. Siamo contenti di essere venute qua perché il livello in Italia è veramente molto basso. A vedere già solo a vedere l'amatoriale, veramente. Cioè, in Italia possiamo solo nasconderci. Quindi abbiamo bisogno di prendere un bel muro in faccia per crescere. Quindi... assolutamente. Tutto per gradire. Questa è Federica Liuzzo. E ha paura, notare. Ed è la ragazza che è arrivata prima in professionale, dove ho gareggiato io, che sono arrivata terza. Ebbene, lei era la prima e se l'è meritato tutto. E a parer mio si merita di vincere anche questo Polart. Comunque, noi siamo qua. Mi scrive. Siamo su Livon de Paul. Siamo è buio, no? Una situazione, ma dobbiamo solo raccontare una situazione un po' strana. Però aspetta. C'era. Vende pure lui. Io Mavro. No, ma lui tranquillo, parla, viva voce. Vendex in Dalio. Il tassista. C'è il tassista che sta cristando nella sua lingua. Lui. No, aspetta, ma lei ha detto che siamo in 5 in mano, anzi in 6. Siamo in 6 in mano. Vabbè, così. Allora, abbiamo sterminato. Ah, l'ho sterminato. Perché io sono troppo pigra per farlo. Le blatte. Le blatte, siamo per morire. Vi prenderemo solo i piedi perché siamo tutte truccate. Una blatta morta. Dopodiché, per c'è un'altra blatta morta. Io ho spruzzato in via preventiva per non farla passare tutto il perimetro della porta. Ti sta bruciando. La stanza dei cadaveri. Non toccate la porta. Non toccate quella porta. Tutto. Ah, che schifo! Oh mio Dio, che schifezza! E qua, questo è l'apice, veramente il meglio del meglio. Ma sul soffitto sono mille.
no, questo vlog non si può fare. Oddio, oddio, se mi cade in testa. Questo vlog non si deve fare. Chiudete quella porta. A domani. Ci siamo. La mia faccia tremante. Ciao. Ci siamo, siamo a Monte Caputo. Monte Caputo. E questo. Ci siamo. Stiamo entrando. Cross fingers. Come ci sentiamo? Male, malissimo. Male. Va bene, a dopo. Ok, questo è il camerino. Siamo effettivamente nella merda. Proprio ok. L'altra italiana. Che ieri non ti manca. Say hello. Ciao. Ah, lei è la nostra amica russa. Ciao, ciao. Semi professional, questo vabbè, corridoio. Andiamo a spiare un po'. Say hello. Hello. E boh, speriamo, incrociamo le dita. Siamo, ci siamo. La nostra categoria è appena iniziata. Merda, merda, merda. Siamo in attesa della premiazione delle semi professional. Backstage dopo la gara. Eccole, si stanno rilassando. Eccole, eccole. Troppa tensione qua. Un vlog a sorpresa. Avete notato? Ho delle altre sorprese per te. Ho fatto dei video. Pochi, non tanti. Che bello! Quello che state vedendo è ripreso dalla campionessa italiana della categoria semi professional. E presto sarà anche campionessa del campionato italiano. Sta vaneggiando. Lei. Ciao. Nel mio blog c'ho i VIP. Sì. La bionda? Comunque ho messo al contrario il costume. Guarda. Questa è una biondata. Questa è una biondata. Vabbè, ma... Ok, siamo di nuovo qua e stiamo guardando le professional. Taglia, vieni qua che ti riprendo. Ciao. Stiamo guardando le professional e vabbè. Inutile dire che il livello è ancora più scandaloso da quanto sono brave di ieri. Ci facciamo una foto? Ci facciamo una foto sul palco? Sul palco. Dai. Ci facciamo una foto sul palco? Ah, comunque, volevamo dirvi che non vi abbiamo più aggiornato. Questa signorina qua è arrivata quarta e io sono arrivata settima, quindi dai, possiamo essere contenti. Sì, direi, per la prima esperienza niente. E si conclude così la seconda giornata di gara. Siamo sfinite, per cui io vi parlerò così, almeno non mi vedete in faccia. E Federica ci ha lasciato, nel senso che... è morta. No, è tornata in Italia. Noi siamo rimaste io, Nanna, Tai e Vane. Domani c'è il galà. E visto che adesso oggi, giusto per festeggiare che è finita la competizione, ci siamo presi una bottiglia di vino. Ieri no, eh. Anche ieri. No, ieri no. Oggi per festeggiare. Sì, solo oggi. Solo oggi, giusto. Siamo tanto stanche perché comunque oggi la giornata è stata eterna, non è vero, Taia? 24.000 cambi di pali. Taia, 31 ottobre e noi siamo al mare. Cari italiani, fatevi pure il vostro Halloween macchiati di sangue, come finto, come volete, che noi siamo al mare.
Abbiamo affittato delle biciclette e quindi stiamo andando per il centro di Massone con le biciclette, e avrei voluto riprendere mentre andavo in bici, ma non ne sono in grado. Quindi, la sua scusa è stata: io non ho neanche la patente. Per cui ci siamo fermate e abbiamo ripreso. Però volevo farvi notare il mare e questa, cos'è, una micro piscina cimita, e io mi ci sono vista dentro perché stavo andando a tutta velocità con la bicicletta. Oddio, ma c'è un freno solo da una parte, sì, no, dall'altra parte si blocca. Sì, infatti mi stavo cappottando, sì, in aeroporto. Allora ho scoperto io a fine di questa vacanza lavoro che non si dice l'anarca ma si dice l'arnaca, quindi questa è proprio una biondata. Ho fatto la biondata. Comunque volevo dire che ho cercato dei francobolli per 3 giorni, non li ho trovati, quindi mi sa che spedirò le cartoline, cioè le darò a mano le cartoline. Questa si torna a casa. Torniamo. È stata un'esperienza bellissima, soprattutto perché ho conosciuto delle compagne nuove fantastiche come lei. Dal cuore caliente vulcano. E ci vediamo in Italia.